situazione la prende tu, la vede la mano? Sì. Vede più? Posta, posta. Ecco, basta che ti prendo da qui, vedi? Dal lampione in giù deve prendere tutto. Deve evitare la corda però. Sì. Prende la colonna per intero, scendi giù e va verso là. L'ha presa la colonna? Sì, da un bacinello. Dal finale. Torna la carrellata e prendi gli alberi. Scende con l'obiettivo, la prendi? Sì. Vai, giù, vai che te tengo io qui. Lascia stare, vai. Devo girare un po' piano perché se no non si può. Basta che evita la corda. Ma vedi che arrivi il carro, prendete il carro, vuoto, senza la Madonna. Lascia lì. Thank you.
parte davanti, levati. Sta riprendendo la via Santa Maria, da dove la Madonna di Termini fa ingresso trionfale nella sua Gasperina che da secoli commemora la sua figura. L'immagine partita dal santuario Termini a 800 metri da questa posizione. Un tempo l'immagine veniva trasportata con i buoi a sopra il carro, ma questi mezzi ormai scomparsi viene portato in paese da un mezzo meccanico adornato di fiori ed illuminato a festa. In questa solennità tutti i gasperinesi sparsi nel mondo convergono in questa località per incontrarsi con lei, per onorare la sua immagine e la sua spiritualità. Dalle Americhe, dalle città italiane, dalla Svizzera, dalla Germania, dal Belgio, tutta Gasperina, nonché tutti i paesi vicinori a Gasperina. Le campane che si odono risalgono al 1600, fondate in Napoli da Giuseppe Giordano, 1688. Appare sul podio illuminato l'immagine della Madonna. Nella folla che si osserva vi sono volti irriconoscibili dal punto di vista della loro identità, gente venuta da ogni paese. Oh, my God.
uguale che ho ascoltato e non Carmelo forse. Tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Come dicevo, la marea di popolo che segue gli 800 metri di itinerario è composta da una popolazione eterogenea. Vi è il miliardario, il contadino, il colto, l'analfabeta, l'artigiano. Tutte le categorie sociali corrono dietro e avanti all'immagine. Ascoltando è stato scritto da un confinato politico negli anni 30. Genitori. Intravedono le autorità locali, civili e militari. Meccanico è Saverio Corrado, che per devozione da anni allestisce il carro che si intravede in primo piano. I vigili inquadrati sono Pulginiti Francesco e Pulginiti Massimo Domenico, nonché Carelli Saverio. Accumulata intorno a questo posto.
riprendo la giornata. Ma tu non sei Cevie? Sei Cevie, tu sei Carpini. Quelle di Gasperina, no? Lungo le vie del paese, lungo le strade di Gasperina che conta un secolo di storia. Questo incontro tra la Madonna e la sua gente risale a più secoli. Dalla chiesa la Madonna sta attraversando la piazza. Gente risale a più secoli. Dalla chiesa di San Nicola si avvia per sotto la piazza, poi per il capo canale, indi per la chiesa di Tanghe, poi per la croce da via, per snodarsi per via Santi Caterini, la varcatura, ancora per la piazza per salire alla Cone e discendere per Virgileto, comunque, quindi per la via Nova, vi attraverso la piazza per via Santa Caterina. Thank you.
la via adesso viene solamente un capo canale. Ve ne sono di tutto il mondo, è qualcosa di emozionale, di toccante. Troviamo alla via Santa Caterina. Si intravede la processione. Si intravedono gli emigrati che qui sono venuti da tutto il mondo. E nel vedere la statua della Madonna circondata dagli emigrati, direi che ne prendono possesso spirituale e materiale. Ha inteso nel 1965 cantare con i suoi versi questa solennità, 28 versi, cioè due sonetti, che sintetizzano i sentimenti di subire fuori da Serina, dal tagliato portato, per ragione di coloro che amministrano la cosa pubblica. Si rivolge alla Madonna con accoramento, in forma di supplica, che è un inno, un canto di fede e di speranza, che è la voce dell'immigrato, che rivolge alla Madonna per far che le piovre locali mutino i loro atteggiamenti di potere e di potere mafioso. Consta di 28 versi, la prima parte è stata scritta il 15 agosto, mi correggo, il 14 agosto, la seconda parte, la parte sociale, scritta in Lombardia il 18 agosto.
sta curato tu, mio padre. Tu, ma tu mi passa l'arco cantando. Mica mi scende, mi vedi tanto storico. E canto, ma la sta guardando male. Era già sera, ma per mia ragione. E tu sapi già piena di davanti. Resta un paio di luce da pagare. E tutto, tu la tua semplificata. E tutto vedi e torno da lontano. Durante anni che mi sono pregato, che mi tocca il tuo corpo questa mano. Troviamo nel rione Monte, via Regina Margherita. Dopo che tirerà per piani mattine, attraverserà la piazza per rientrare al santuario. Thank you.
La processione si trova dinanzi alla chiesa di Santa Caterina. Per andare verso la riccia e rientrare al santuario. Di commozione, come disse, è festa delle famiglie, dove i genitori si incontrano con i figli, le spose con gli sposi, gli amici con gli amici. Questa è la seconda parte della poesia L'emigrante. La parte sociale è scritta in Lombardia. Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. E sa che sola Scerni, tante pene, tu carre che il giorno ti crescesse, tu mi capisci, tira le tue freni. Falla sa grazia che ne promettesse. Benessere materiale. Mangia sudano, ma non è a cappella. Respira spari e sputo cromatina. Mangia sua carne, ma non è vitella. Guarda se cani, ombiglio samarina. Mo tu, Madonna, fammi s'ambasciata. Il libro a Pateterno cangi foci e stacca la mia bella abbandonata. Non ti stancare, dopo ti reposi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. La terra che ne tula e ce ne rosa. A Maria, Regina degli Apostoli, a colei che nel Cenacolo ha pregato insieme alla Chiesa, vogliamo chiedere le vocazioni religiose e sacerdotali. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Madre, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non ti stancare, dopo ti riposi. Fa su, fa gente ancora senza chiate, sta terra, chi ne tula e chi ne rossa. Mo tu, Madonna, fanni s'ambasciate, dell'Iro Padre Eterno cangi così per sta Calabria bella abbandonata. Manca il Turano, ma non è cappella, respiro spari e sputo cromatine, mangio sta carne, ma non è vitella, guardo sti cani, ombiglio samarine. E sa che sono scerni tanti treni, su carre che figliolo ti crescesse, tu mi capisci, tira le si freni, falla sa grazia che ne promettesse. Così il poeta gasperinese ha voluto esprimere il sentimento degli emigrati sparsi in tutto il mondo. Unione di popolo, unione di gente che tocca l'anima e che la eleva verso Dio.
Incontri di lacrime, incontri di sacrifici, incontri poi di abbracci e di ritorni sul posto di lavoro. L'emigrante, parola amara, parola di sofferenza, parola di addio. Tanti e tanti sono partiti e non hanno fatto più ritorno.